questa nuova lezione inizieremo a parlare di materiali. Per prima cosa andremo a definire l'ambiente in cui il modello si trova e poi andremo a impostare il materiale del telaio, il materiale del vetro e il materiale degli interni. Entriamo nel Node Editor, facciamo clic sull'icona che indica il Word e vediamo come attualmente il nostro ambiente è definito. C'è un semplice nodo background con un colore grigio scuro. Teniamo la 3D View in modalità rendered, in modo da poter vedere in tempo reale che cosa succede all'interno della scena. Un metodo molto efficace per avere un'ottima illuminazione è quello di usare un'immagine HDRI. Potete trovarne di gratuite in diversi siti, ve ne segnalo uno. Sul sito hdrihub.com potete trovare una serie di HDRI gratuiti che potete scaricare liberamente. Neanche farlo apposta, ci troviamo un bel panorama con dei container di sfondo. Quindi direi che è proprio il più adatto per il nostro scopo. Scarichiamolo e troveremo all'interno una serie di file: un file .jpg, un file HDR, un file TGA che è una preview e un altro file HDR, molto più pesante, vedete 14 MB. È quello che utilizzeremo per la nostra scena. Si chiama Container Free Ref. Quello più piccolo, sempre HDR, env sta per environment, può essere utilizzato per la semplice illuminazione, mentre noi utilizzeremo invece il più pesante perché lo utilizzeremo proprio come sfondo, oltre che per l'illuminazione. Rientriamo quindi in Blender e all'interno del Node Editor inseriamo un nuovo nodo, quindi con l'abbreviazione da tastiera Shift A selezioniamo Texture, Environment Texture. Colleghiamo. Vediamo uno sfondo viola. Blender utilizza questo colore per avvisarci che manca una texture e in effetti ancora gliela dobbiamo dare. Facciamo clic su Open e andiamo a selezionare il file che abbiamo visto appena adesso. Come potete vedere, adesso l'immagine è diventata lo sfondo della nostra scena. Per il momento lasciamo così lo sfondo, torneremo più tardi, eventualmente per raffinarlo e iniziamo a vedere quali materiali adottare per il nostro veicolo. Torniamo nella modalità di visualizzazione solid e selezioniamo, iniziamo selezionando il nostro telaio. Telaio non ha ancora nessun materiale definito, quindi facciamo clic su New e possiamo chiamare come materiale carrozzeria, per esempio. Nel Node Editor passiamo alla modalità di modifica dei nodi, dei materiali, degli oggetti. E quindi non dell'ambiente, vediamo che il nostro materiale è definito da un semplice diffuse di colore bianco. Se adesso entriamo nella modalità rendering, vediamo che praticamente non è cambiato nulla. Se però impostassimo un colore rosso, ecco, vedete che il colore inizia a cambiare. Dobbiamo decidere che colore applicare al nostro telaio. Per il momento io imposterei un bianco, magari appena appena verso l'azzurro, molto chiaro. Dopodiché aggiungiamo un minimo di riflesso, perché qualsiasi materiale un minimo riflette la luce. E quindi utilizziamo il nodo Glossy. Shift A per inserire un nuovo shader di tipo Glossy. Sempre bianco puro. E per mescolarlo al nodo Diffuse inseriamo uno shader Mix, di tipo Mix Shader. Un'anteprima del materiale la possiamo vedere anche nella Properties in preview. Abbassando il valore roughness, rugosità, ad esempio a 0,05, otteniamo un materiale molto riflettente. Possiamo dosare la quantità di riflesso con il valore factor per ottenere questo materiale. A questo punto possiamo applicare il materiale anche agli sportelli. Se non vogliamo uscire dalla modalità rendered, possiamo utilizzare l'outliner. Quindi andiamo a selezionare sportello frontale 01. Per fare una selezione, per eseguire una selezione multipla si tiene premuto il tasto Shift, sportello retro, sportello destro, sportello sinistro e per ultimo telaio. Telaio è l'unico che ha già materiale. Premiamo Ctrl L per collegare che cosa? Il materiale dell'ultimo oggetto selezionato, quindi il telaio, a tutti gli altri oggetti selezionati. Quindi noi facendo Ctrl L Materials, diremo a Blender di applicare, collegare il materiale che ha il telaio anche a tutti gli altri che abbiamo precedentemente selezionato.
Ed ecco che adesso tutti i materiali, eccetto il vetro, hanno applicato il materiale carrozzeria. Andiamo quindi a selezionare il vetro, e il vetro dovrà essere trasparente. Creiamo un nuovo materiale e al posto del materiale diffuse mettiamo un glass. Vedete che il vetro è diventato trasparente. Analogamente, così come abbiamo fatto per il telaio, andiamo a selezionare tutti gli altri oggetti a cui vorremmo applicare materiale vetro. Quindi selezioniamo vetro frontale, vetro 5, vetro 4, vetro 3, vetro 1 e per ultimo vetro SX. Quindi, chiedo scusa, per ultimo deve essere vetro retro. A differenza di quanto abbiamo fatto adesso con gli sportelli, il vetro frontale è imparentato con lo sportello, il relativo sportello, che poi in realtà è il retro. E vedete che il vetro sul retro è questo. Quindi ricordiamoci che il vetro sul retro è l'ultimo che dovremo selezionare. Selezioniamo quindi tutti gli altri. Infine selezioniamo vetro retro. Ctrl L, Materials. Torniamo nella modalità Rendered. E vediamo che ci siamo dimenticati un vetro. Ce lo siamo dimenticati perché a sua volta questo vetro è all'interno dello sportello laterale. Utilizziamo quindi l'outliner per andare a selezionare lo sportello laterale destro in cui troveremo il vetro destro. Vedete, ancora non ha un materiale, glielo possiamo fornire al volo facendo clic su vetro. Notate che nell'angolo noi vediamo i sedili in una posizione diversa. Questo è dato intanto dal fattore IOR di rifrazione, ma soprattutto perché non abbiamo dato uno spessore al nostro vetro. Quindi andiamo ad applicare ai nostri vetri un modificatore Solidify. E possiamo dare come spessore anche 0,5 cm. Questo modificatore lo andremo a inserire in tutti i vetri. Quindi questo vetro, tutti gli altri. E per ultimo selezioniamo il vetro laterale destro, premiamo Ctrl L e anziché fare clic su Materials andremo a cliccare Modifiers. Ed ecco che i sedili sono tornati al loro posto. Questo perché? Perché Cycle, avendo una mesh a spessore 0, applica il coefficiente IOR come se fosse un solido intero, come se fosse per esempio un bicchiere d'acqua pieno. Dando invece uno spessore, applica il coefficiente di rifrazione solo per lo spessore effettivo che ha il vetro. Torniamo ad aprire il nostro sportello. Sappiamo che a 99 gradi c'è l'apertura massima. Torniamo nella modalità Solid e andiamo a inserire una fonte di luce di tipo Sun, Sole. Ruotiamo la direzione della luce in modo che questa entri attraverso il vetro. Rientriamo nella visualizzazione rendered e ci accorgiamo che c'è qualcosa che non funziona, perché la luce che entra attraverso il vetro dovrebbe colpire i sedili, cosa che invece non avviene. Questo perché? Perché il materiale glass in realtà è trasparente, sì, ma non fa passare la luce. Il materiale che invece fa passare la luce è il materiale transparent. Quindi aggiungiamo il relativo nodo, transparent, e lo aggiungiamo con un mix shader. Dopodiché inseriamo un altro nodo, che lo troviamo all'interno di input, light path, percorso di luminoso, e andiamo a inserire shadow ray come factor. Adesso l'abitacolo è perfettamente illuminato, abbiamo l'ombra del telaio e dei sedili per un effetto molto più realistico. Se vogliamo delle ombre più nitide, andiamo a selezionare la fonte di luce Sun e andiamo a modificare il valore size utilizzando un valore più piccolo, ad esempio 0,05, cioè 5 cm. Proviamo con 1 cm. Ed ecco che vedete che le ombre sono molto più nitide. Torniamo un attimo a chiudere lo sportello. Il vetro è limpido, nitido, perfettamente trasparente, forse anche troppo. Potremmo, per renderlo un pochino meno nitido, miscelarlo con un nodo diffuse. Quindi Shift A, Shader, Diffuse. A questo punto potremmo dargli anche un pizzico di colore, magari azzurrino. Inseriamo Mix Shader. E andiamo a inserire il nostro diffuse.
ovvio che dovrà essere maggiore il fattore, diciamo, che deriva dal vetro piuttosto che di quello che deriva dal diffuse. Quindi aumentiamo il valore, ad esempio 0,9. Per rendere ancora più credibile l'effetto del vetro, adesso andremo ad aggiungere una texture che ne deformerà l'andamento. Questo perché? Perché in effetti non esistono dei vetri perfetti, non esiste un materiale perfetto. Per avere una maggiore credibilità andremo a ondulare leggermente il vetro. Soprattutto nei grandi vetri questo effetto è presente. Quindi andiamo a inserire una texture di tipo noise. E momentaneamente la utilizziamo direttamente come shader per renderci conto della dimensione. Quindi creiamo al volo un diffuse shader, gli applichiamo la texture e la andiamo a sostituire con tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Questo serve soltanto per vedere che cosa succede modificando i parametri della texture. Noi abbiamo bisogno di creare delle onde molto grandi, quindi andiamo a modificare il noise texture modificando la scala. Proviamo con 1, vedete che la texture è diventata molto più ampia. Proviamo a vedere cosa succede a modificare il dettaglio, per esempio impostandola a 0, non si vedono particolari apprezzamenti. Proviamo con 0,5 su scala, possiamo secondo me lasciare a 1. Perfetto, quindi abbiamo impostato il parametro noise, abbiamo scoperto che più la scala è bassa e più è ampia la grana dell'effetto noise, e contemporaneamente ci siamo anche resi conto che c'è qualcosa di strano, perché i vetri non sono tutti cambiati, ma soltanto questi due. Perché nel passaggio precedente, quando abbiamo applicato i modificatori, abbiamo sovrascritto i modificatori esistenti. Quindi questi vetri che adesso sono spariti, in realtà sono semplicemente hanno avuto meno il modificatore mirror che noi utilizzavamo per andare ad applicare i vetri su tutte le parti del veicolo. Quindi noi adesso non andremo a far altro che riapplicare il modificatore mirror e quindi riavremo di nuovo tutti i vetri. Vedete, questo vetro triangolare, ad esempio, non ha più il modificatore mirror. Lo aggiungiamo. Ricordiamoci di selezionare anche Y e di indicare come mirror object il telaio. Stessa cosa per questo vetro. Potremmo agire come abbiamo già fatto, quindi selezioniamo questo vetro, quest'altro vetro, CTRL L, modifiers. Quindi questo vetro, CTRL L, modifiers. Andiamo a cercare l'ultimo vetro che ci manca, quindi questo vetro e questo vetro, CTRL L, modifiers. Ed ecco che abbiamo riattivato i modificatori su tutti i vetri. Abbiamo quindi definito la texture che utilizzeremo per deformare il vetro. Entriamo di nuovo nel Node Editor, ripristiniamo il vetro e utilizziamo solo il noise texture, quindi cancelliamo il diffuse, per realizzare una ondulazione del vetro. Andiamo a inserire un nuovo nodo chiamato Bump. Posizioniamoci in modo da avere un riflesso dei container o comunque un riflesso di un oggetto su un vetro. Poi colleghiamo noise texture color con il valore normal e successivamente normal col displacement. Vedete che il riflesso adesso viene distorto dalla nostra texture noise. Possiamo variare l'intensità di questa distorsione variando il valore distance e anche variando il valore strength. Torniamo a definire ancora il materiale del telaio, della carrozzeria. Vedete che è molto lucido, un effetto molto riflettente. Io aumenterei la rugosità del materiale, ad esempio a 0,1, e il fattore diminuito a 0,145. Adesso ha assunto un aspetto un po' più opaco. Oltretutto possiamo cambiare il colore dell'effetto glossy, ad esempio rendendolo più scuro. Le sfere sottostanti, che a questo punto potrebbero essere delle ruote, ma
anche qualsiasi altro oggetto, magari dei semplici cuscinetti, vedremo poi nella composizione finale, avranno un colore nero. Quindi selezioniamole, aggiungiamo un materiale, lo chiamiamo gomme e andiamo ad applicare un diffuse nero o quasi. Tuttavia, come dicevo anche prima, nessun materiale non riflette nulla, quindi un minimo di riflessione ce l'ha. Quindi aggiungiamo un nodo glossy e inseriamo un mix shader, un'alta rugosità e un basso fattore di miscelazione. Oltretutto teniamo un colore più scuro. Abbiamo definito adesso grandi linee materiali, ma poi le andremo a rifinire. Andiamo ad aggiungere anche un piano su cui questo veicolo è appoggiato, perché come potete vedere non proietta ombre sul pavimento. Quindi il 3D cursor dovrebbe essere già al centro della scena, ma noi per sicurezza ripetiamo Shift S, cursor to center, inseriamo un plane, lo scaliamo e vediamo che abbiamo l'ombra del nostro veicolo proiettata sul pavimento. Tuttavia non vediamo più la mesh sottostante. Rinominiamo il plane chiamandolo pavimento e occupiamoci adesso del materiale che lo compone. Ad esempio potrebbe essere un asfalto. Andiamo a cercare su Google, per esempio asfalto texture, vediamo che troviamo diverse immagini. Possiamo raffinare la ricerca con strumenti di ricerca, dimensioni, grandi, così diciamo Google di mostrarci solo texture di asfalto di dimensioni grandi. Vediamo che ce ne sono diverse, possiamo provare a scaricarne una e poi provare. Proviamo quindi ad applicare questa texture appena scaricata al plane che abbiamo appena creato. Facciamo clic su New per creare un nuovo materiale che chiameremo asfalto e andiamo a inserire, collegato al nodo diffuse, un nuovo nodo texture, image texture. Vedete, la mesh del pavimento è diventata viola perché Blender ci ricorda che non abbiamo ancora selezionato nessuna texture. Facciamo clic su Open e andiamo a selezionare la texture che abbiamo appena scaricato. Siccome la grana della texture è particolarmente grande, la andiamo a modificare utilizzando due ulteriori nodi. Proviamo Shift A, Input, Texture Coordinate e inseriamo anche dentro al gruppo Vector il nodo Mapping. Colleghiamo UV con Vector e Vector con Vector. Quindi prendiamo dalla texture l'informazione dell'unwrapping che è applicato alla nostra mesh e utilizziamo il nodo mapping per cambiare la scala della texture. Mettiamo un valore pari a 8, cioè vuol dire che all'interno della nostra texture e all'interno del nostro piano chiamato pavimento la texture viene ripetuta 8 volte, quindi è una grana molto più fine. Tuttavia abbiamo adesso il problema del colore, è molto scuro. Lo possiamo migliorare aggiungendo intanto un nodo del gruppo Color che gestisce la luminosità e il contrasto. Quindi aumentiamo la luminosità magari a 0,6 e poi aggiungiamo un nodo del gruppo Color Mix RGB che va a miscelare il colore della texture con il colore che adesso andiamo a scegliere. Col contagocce lo andiamo a selezionare direttamente dall'immagine di sfondo. Anziché mix utilizziamo add, perché quando andiamo a mettere al 100% il fattore di fusione la texture di fatto sparisce, diventa tutta liscia. Quindi mettiamo add e abbiamo la fusione della texture con il nostro colore. Proviamo un attimo a metterlo verde per vedere se effettivamente cambia. Esatto, vedete quindi che il colore va a influire la texture. Andiamo a posizionarci nel punto in cui il nostro piano sfuma, si fa per dire, perché la linea è molto netta, diciamo va a fondersi in teoria con il pavimento dell'immagine per andare a cercare di trovare un colore il più simile possibile.
prima di terminare questa lezione andiamo ad aprire di nuovo gli sportelli del nostro veicolo, perché lo mostreremo aperto per far vedere come funziona. E quindi, se non ricordo male, lo sportello frontale va ruotato sull'asse X di 115 gradi, il vostro modello avrà la sua rotazione, 115, sì, era sull'asse X. E quello laterale appunto sull'asse Y di 99 gradi. Abbiamo quindi definito il materiale del pavimento, andremo poi a inserire i veicoli sullo sfondo, ma questo nella prossima lezione, e vedremo come definire anche il materiale che costituisce il telaio del nostro veicolo, aggiungendo dei dettagli e passando poi infine al rendering finale.